Eccoci qui, appassionati e appassionati di calcio, ben trovati da San Siro. Torniamo a parlare di un argomento importantissimo che da un po' che non trattiamo sul canale, Milan Skriniar, ragazzi. Come sapete, Milan Skriniar va in scadenza. L'Inter ha fatto un'offerta di 6 milioni di euro più bonus, 6 milioni di euro netti più bonus, e credo che non si spingerà sopra questa offerta perché è allineata con quella degli altri big, eccezione fatta per Lukaku, quindi come Barella, Lautaro, e lo slovacco col suo entourage ha preso tempo e vedremo cosa risponderà. Allora ragazzi, per chi mi segue da tanto sapete come la penso, io non ho fonti a riguardo ma sono sempre stato, purtroppo e spero di sbagliarmi, pessimista sul rinnovo di Skriniar. Potevo chiederlo 3 mesi fa quando lo incrociai all'S Lunga di Via Novara, sicuramente mi avrebbe dribblato. Però scherzi a parte, attenzione, perché non dovesse rinnovare Skriniar, su cui è forte il PSG, ma non escludo che possano intervenire anche le squadre inglesi, che per prenderlo a zero potrebbero dare un ingaggio superiore, di gran lunga superiore a quello dell'Inter e lo stesso Bayern Monaco. Io penso che questa operazione, se non dovesse rinnovare Skriniar, ragazzi, a cui poi è stata promessa anche la fascia di capitano che ha già vestito, ereditando la Handanovic, per l'Inter sarebbe un bruttissimo colpo per due motivi, ragazzi. Il primo, perché parliamo di sostituti, di possibili sostituti se questo dovesse verificarsi. Il giocatore più indicato secondo me era Gleison Bremer. Gleison Bremer, sappiamo tutti anche le problematiche e tutto quello che è successo, sta succedendo alla Juventus, è andato alla Juventus, ma secondo me Bremer sarebbe potuto essere l'elemento giusto per formare la difesa. Skriniar, Bremer, Bastoni, giovane, completa e soprattutto un profilo abbastanza veloce. Noi in difesa abbiamo un grosso problema, ci manca un difensore veloce e Bremer secondo me poteva essere il giocatore giusto. E io non mi domando, chiaramente dall'esterno, come mai, se l'Inter non aveva incassato l'ok di Skriniar, o comunque almeno sulla parola, non si è cautelata in qualche modo. Tra l'altro sappiamo tutti i problemi che ha l'Inter, chiaramente a livello finanziario. Però ragazzi, perdere Skriniar a questo punto della costruzione della squadra di Simone Inzaghi per me è veramente un bruttissimo colpo anche a livello di immagine. Quali sono i probabili, possibili sostituti? Ripeto, se questo, io mi auguro di no, spero di sbagliarmi, si verificasse. Allora, sono fatti tanti nomi ragazzi. Becao, l'ultimo che è uscito, è un buonissimo giocatore, però ragazzi non vale metà di Skriniar, anche perché non è bravo a impostare, sì, segna qualche gol, è bravo in marcatura uomo, però è un giocatore lento, è un giocatore impacciato, è un giocatore che ha anche il cartellino facile ed è un giocatore che non è più giovanissimo. Quindi ragazzi, è un profilo che io piuttosto all'Udinese vedrei bene. Bijol, no? Che sta venendo fuori bene. Altro nome che si è fatto, quello di Smalling, un giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero. Io Smalling lo prenderei, ma come complemento dei tre titolari e non come, diciamo, giocatore titolare al posto di Skriniar, anche perché Smalling ha una certa età, sta giocando diverse stagioni con continuità atletica, ma non è detto che possa infortunarsi. Quindi ragazzi, anche quello è un profilo forte, dominante nei palloni aerei, forte anche come leader della difesa, guida la difesa, è molto carismatico, l'abbiamo visto anche qua a San Siro, però anche lui lento. Quindi è un giocatore che secondo me potrebbe venire a fare la riserva, andrebbe bene, ecco. Chiaramente poi bisogna vedere se rinnoveranno con la Roma. I nomi invece che mi piacciono di più sono quello di Ndicka, giocatore dell'Eintracht Francoforte, giocatore molto fisico, 1,92 m, che ha giocato bene anche nel 3-4-3 come braccetto di sinistra, ma può fare anche il centrale. È un giocatore da discreta velocità, esplosivo, quello secondo me potrebbe essere una buona alternativa, potrebbe essere un buon investimento se dovesse andare via Skriniar. E poi c'è un nome ragazzi che io faccio, che non fa nessuno, Maxence Lacroix. Ragazzi, è un giocatore francese del Wolfsburg, giocatore difensore centrale, ma ha una velocità incredibile, molto molto veloce nonostante la stazza, ha una velocità di punta incredibile, è un giocatore bravo di testa, è un giocatore che marca bene a uomo, cosa che nel calcio moderno si vede un po' di meno, soprattutto nelle ultime generazioni di difensori rispetto ad anni fa. E già il Napoli, se non sbaglio, quest'estate, quando andò via Koulibaly, provò a cercarlo, ma il Wolfsburg diede picche. Io la butto lì, a livello tecnico, poi non ho fonti che la Croazia più o meno vendibile dalla squadra tedesca. Altri nomi, ragazzi, che sento, io chiudiamo con Scalvini, buonissimo giocatore, però la Dea, come sempre, fa una valutazione troppo, troppo elevata, 40 milioni di euro per un giovane del 2003 che ancora
non ha dimostrato granché, ha fatto delle buone prestazioni in Serie A, ha già debuttato con la nazionale maggiore, però ragazzi, 40 milioni di euro, poi gli ultimi trascorsi con l'Atalanta, io ci andrei molto molto cauto, anche se Scalvini, di tutti quelli che ho detto, è quello che a livello di impostazione, di accompagnamento della manovra, è sicuramente quello più dotato. Per un difensore moderno è importante avere anche quelle caratteristiche. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ultimo flash anche sulla Juventus: Cuadrado probabilmente non rinnoverà, ci sono tre nomi, Dalot, Karsdorp e Mele, sempre dell'Atalanta, che vi feci già qualche video fa, staremo a vedere. Sicuramente Cuadrado è a fine carriera, ma è stato, nonostante sia un tuffatore, lo dico sempre, a livello tecnico un grandissimo giocatore. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera per il quizzone con Mike e Stefano. Buona serata!